Antonio Socci, scrittore e giornalista, e ha scritto di recente un libro, Lettera a mia figlia, sull'amore e la vita nel tempo del dolore. Allora, senza troppi giri di parole, io andrei dall'altra parte dello studio dove ci aspetta il nostro ospite. Noi ti ascoltiamo volentieri. E allora, benvenuta ad Antonio Socci nei nostri studi, benvenuta a TV 2000. Grazie. Grazie. E lei ha scritto questo libro che io ovviamente ho letto. È molto diverso rispetto a quello che aveva scritto in precedenza, dove aveva spiegato in qualche modo quello che lei e la sua famiglia state attraversando. È una raccolta, possiamo dire, di impressioni, di suggestioni, di lettere che avete ricevuto, di citazioni che in qualche modo aiutano a capire, a meglio capire quello che state vivendo. È così? Non è un romanzo, diciamolo subito. No, dunque è il racconto di un viaggio che, diciamo, di questi primi 3 anni di viaggio conseguenti al dramma che ha colpito mia figlia Caterina con l'arresto cardiaco, il periodo di coma, poi il risveglio. E innanzitutto, diciamo, il periodo in cui lei ha iniziato un lungo, faticoso, duro cammino di riabilitazione, che è un cammino che mette a dura prova, diciamo, innanzitutto mette a dura prova lei, ovviamente, la famiglia. Le relazioni familiari anche. Sì, beh, assolutamente. È, come dire, qualcosa che mette completamente a nudo, che toglie di mezzo tante cose inutili che riempiono le nostre giornate, la nostra vita, e induce, può indurre, diciamo, alla disperazione da una parte, alla solitudine, oppure può indurre alle scelte decisive della vita. Noi abbiamo avuto la fortuna e la grazia di essere continuamente sostenuti, innanzitutto sostenuti da Caterina, che ha una forza straordinaria, una grazia, anche una letizia, diciamo, misteriosa, che da esprimere. Sì, che esprime in maniera straordinaria e che sostiene tutti noi. E poi soprattutto fin dal primo momento, fin dai giorni più duri, quelli del buio, quelli del coma, fin dalle prime ore, diciamo, in cui Caterina era fra la vita e la morte, noi ci siamo trovati dentro un abbraccio che io, insomma, questo l'ho descritto anche nel primo libro, veramente si può dire l'abbraccio di tutta la Chiesa. E lei pur a volte essendo, parla quasi di un miracolo. Ma allora, sì, nella vicenda di Caterina, di cose inspiegabili anche dal punto di vista medico ce ne sono tante, una bella sequela. Però questa cosa, questo elemento che ho raccontato nel primo libro e poi nel secondo in maniera diversa, è questa, una cosa che ha sorpreso anche me, che pure sono, insomma, da anni un giornalista cattolico, un intellettuale cattolico, e che quindi racconto la bellezza della Chiesa. Però trovarsi così abbracciati, sostenuti in tutti i modi possibili e immaginabili da una quantità di persone incredibile, ma non solo in Italia, addirittura starei per dire nel mondo, ecco, di persone che sono rimaste commosse dalla vicenda di Caterina, e che ovviamente, diciamo, quelle più vicine della comunità mie o comunità che conosco, persone che conosco, come dire, sono state per noi anche un sostegno, un aiuto materiale, concreto. Ma quello, diciamo, che ha colpito di più è che questo abbraccio di cui lei parla, e che lei ha descritto molto bene anche nei primi giorni nel suo blog, lei ha un blog, sì, che io seguo sempre, Lo Straniero, e lei raccontava quello che stava vivendo, e non era un modo per sfogare il proprio dolore, per urlare la propria rabbia anche di papà, ma era un modo, come dire, dove il lettore si sentiva coinvolto e quasi coccolato dalle sue parole. Ma guarda, io nel primo istante in cui ho ricevuto la telefonata che è arrivata da Firenze, dal medico del 118, che mi diceva che mia figlia era praticamente morta, perché aveva il cuore fermo da più di un'ora, quindi... Tutto è successo il giorno prima della tesi di laurea di Caterina. 10 giorni prima. 10 giorni prima. Dal 12 settembre 2009, da quel momento in cui lei era data assolutamente per spacciata, perché un'ora e un quarto di cuore fermo, non c'è speranza. Io la prima cosa che mi sono trovato nel cuore e in testa, e credo che sia stata veramente una grazia proprio in quel momento, e che anche una grazia che veniva forse dal cammino che avevo fatto, è che Dio può tutto, anche nelle situazioni apparentemente umanamente più disperate, anche nelle situazioni apparentemente senza via d'uscita, Dio può tutto. È vero che la dottoressa, parlando con sua moglie ha detto, dice, ma tornerà a dire mamma? E la dottoressa ha detto, non credo proprio. Sì, c'è stata una... Sì, diciamo, abbiamo avuto tantissimi medici molto bravi, veramente straordinari, anche come umanità, certo, diciamo.
E poi abbiamo avuto anche dei medici che si sono sbilanciati, diciamo, in previsioni che grazie al cielo invece si sono rivelate sbagliate. Un medico che ha curato a lungo Caterina, alla fine, quando siamo andati via dal suo centro, abbiamo finito il ciclo nel suo centro, ci ha detto: Caterina ha sbaragliato tutte le nostre previsioni e ci ha sorpreso completamente. Caterina. Sì. E diciamo, in questo secondo libro racconto la seconda parte di questo abbraccio, che è il fatto che noi in questi poi cammino di questi anni, molto faticoso perché è molto quotidiano, no? Ci siamo sentiti abbracciati, sostenuti dal Signore anche attraverso le testimonianze di persone, tantissime persone normali che non fanno notizie, che non sono sotto i riflettori, a cui non dedicano pagine di giornale, che vivono in maniera eroica, assolutamente straordinaria, le prove della vita, con una fede, una carità, una speranza verso figli, verso genitori, soprattutto tanti giovani e tante ragazze. In tanti si sono ritrovati nella storia di Caterina, sì, della sua famiglia, e gliel'hanno detto. Sì, ma anche tante ci hanno a noi testimoniato il loro eroismo e la loro grandezza, e questo è stato per noi ci ha dato una grande forza, un grande incoraggiamento. Io sono rimasto sbalordito nello scoprire quanto è vero una cosa che il cardinale Bagnasco ha detto per il discorso, per l'omelia dell'Immacolata Concezione. Ha detto: quanto eroismo nascosto nelle nostre strade e nelle nostre case, quante famiglie che vivono veramente una dimensione eroica e che sono veramente, come diceva il grande Charles Péguy, questi padri, queste madri, questi figli, i veri eroi del nostro tempo. Eroi veri, non come quelli, diciamo, eroi che miti non di cartapesta. La prima pagina. Sì, o miti di cartapesta che spesso noi come media proponiamo, no? Tutto sommato per qualcosa che poi è nulla, no? C'è un passaggio che a me ha colpito del suo libro, quando le scrive un papà che sta per avere un bimbo down, già avevano credo 3 figli, e quello, diciamo, diventa un momento di gioia per la loro famiglia. Pubblicano anche un piccolo video su, sì, YouTube. Beh, questa vede, è una delle tante storie. E lei rimane in qualche modo folgorato, perché quello che magari poteva essere un momento, diciamo, di difficoltà, di spaesamento per una famiglia, diventa il punto di gioia. Sì, io ho raccontato queste cose perché quando io sono venuto a conoscerle, me ne hanno raccontate, me le hanno comunicate, come in questo caso Marco, che è una famiglia, Marco e Claudia, che fanno parte del cammino neoecumenale. Certo. Uno dice: ma queste sono cose dell'altro mondo. Poi ci ripensa e dice: sì, sono cose dell'altro mondo in questo mondo, e succedono tantissime, cioè sono tantissime famiglie così che hanno una forza, una grazia, una grandezza, una carità, una gioia anche dentro la prova, che è assolutamente inspiegabile umanamente e che spesso permette anche di superare molto meglio, diciamo, le prove materiali. Noi siamo spettatori, diciamo, in questo caso, di tante di queste storie che veramente sono impressionanti, perché poi, insomma, nel mondo dei media c'è tanto anticlericalismo, tanto anticattolicismo, discorsi, dice, tanti pregiudizi. C'è attenzione, ma davanti, sulla Chiesa, ma su altri, sì, aspetti. Ma soprattutto il problema è che davanti a fatti, a storie, a volti, a ragazze giovani di 25-26 anni che vivono eroicamente perfino la malattia, la morte, gravidanze drammatiche, davanti a storie così uno rimane ammutolito, perché lì con i discorsi, come dire, non si va da nessuna parte. Uno dice: ma uno deve riconoscere che questa gente è stata visitata, accompagnata e sostenuta da qualcuno di immensamente grande, che non siamo noi. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto. Ti do del tu, perché sì, tra giornalisti ci si dà bene. Del tu. A un certo punto della, diciamo, della tua esperienza che ha coinvolto la tua famiglia, Caterina, tu impari o comunque conosci meglio Caterina attraverso i suoi amici, che la stringono in un abbraccio commovente, se vogliamo, che tu non ti aspettavi, e da lì impari a conoscere altre cose che di Caterina non sapevi. Ma questo penso che possa capitare un po' a tutti i genitori. Sì, essere convinti di conoscere bene la propria figlia, i propri figli, poi invece ci sono altri elementi, cose che non abbiamo, che ci sono sfuggiti in questi anni. Sì, poi questo, diciamo, è motivato dal fatto che gli anni dell'università, 5 anni di università di architettura, sono stati trascorsi da Caterina a Firenze, e diciamo in maniera molto intensa, perché poi lei faceva una facoltà molto impegnativa, architettura e partecipava alla vita di Comunione e Liberazioni in università, quindi la comunità degli universitari, che è molto viva, quindi
piena, diciamo, di tante occasioni, per cui, diciamo, in questi 5 anni abbastanza di rado veniva a casa, per cui, essendo 5 anni molto importanti nella vita di una ragazza, perché dai 19 ai 24 anni, come dire, insomma, è partita da casa che era poco più che adolescente, no? E a 24 anni era già una donna, una donna, no? Certo. Per cui io l'ho scoperta, diciamo, attraverso appunto i racconti degli amici, del fidanzato, delle cose che abbiamo capito, con una profondità, una maturità che poi adesso sta dimostrando in questa prova, però che mi ha appunto sorpreso e mi ha rivelato dei lati nascosti. C'è un punto, qualcosa che ti ha colpito particolarmente? Guarda, una piccola cosa, un dettaglio che mi piace raccontare perché poi, diciamo, c'entra un po' anche con la giornata di oggi. Allora, Caterina ama tantissimo cantare. Per lei il canto è veramente... Lei è una ragazza, ricca di talenti, perché a 23 anni si stava per laureare in architettura, in una laurea complessa, aveva una voce... Ma diciamo che il canto e la musica sono la cosa in cui lei più si esprime, meglio si esprime. E io avevo, l'anno precedente a quello in cui lei si è sentita male, mi era capitato che alcuni miei amici di Firenze che avevano partecipato alla Via Crucis della comunità di CL avevano sentito cantare a Caterina una lauda di Jacopone da Todi, Voi chiamate lo creatore, che è il lamento di Maria sul corpo di Gesù deposto dalla croce, no? Perdona, Antonio, se ti interrompo, ma in sottofondo io, insomma, questa è la voce di tua figlia. E questo è Ojos del Cielo, che è una canzone dedicata alla Madonna. E questa canzone, questo lamento della Madonna. Caterina, giusto? Sì. Questo lamento della Madonna era cantato da Caterina in una maniera che commuoveva tutti. Poi, diciamo, anche altre persone che sono esperti dell'audio medievale di musica mi hanno scritto, che hanno sentito, hanno scoperto una interpretazione molto particolare, perché Caterina è riuscita a dare la percezione di un dolore infinito, ma dentro una compostezza, no? Che, come dire, sono due tratti che sono caratteristici della personalità di Maria, no? Cioè l'umiltà, la discrezione da una parte e la sensibilità, no? E questo dettaglio apparentemente impercettibile, piccolo, mi ha molto impressionato, perché mi sono chiesto: ma come ha potuto conoscere così il cuore della Madonna? Cioè, vuol dire che ha fatto un cammino molto grosso, molto importante, no? Perché una canzone la si può cantare in mille modi diversi, no? In genere molto soggettivi, ma riuscire a cantarla in una maniera che esprime una personalità, e poi una personalità, insomma, grandiosa e luminosa come quella di Maria, vuol dire che uno ha fatto un grande cammino spirituale. Ed è infatti poi il cammino che si vede oggi nella forza e nella luce, nella luminosità con cui affronta questa Via Crucis. Senti, a proposito di Maria, della Madonna, tu fai più volte riferimento, non solo nel tuo blog, ma insomma per te è veramente una pietra miliare la figura di Maria. E io so, correggimi se sbaglio, che con Caterina, tu sai che uno dei punti caratterizzanti della nostra programmazione è proprio il rosario in diretta da Lourdes. E Caterina lo ascolta? Sì, sì. È vero che a volte lo recitate insieme? Assolutamente sì. Infatti abbiamo visto spesso appunto anche il vostro programma, perché al pomeriggio vediamo e il rosario di Lourdes è un appuntamento a cui lei ci tiene tantissimo, sempre molto estremamente concentrata. Molto, e lo recitate insieme? Sì, certo. Lei, diciamo, al momento non ha recuperato la parola, nel senso che dice sì, dice no, dice mamma, però non in linguaggio, ma segue in una maniera molto intensa. Diciamo, anche il momento in cui fa la comunione ogni giorno è di una intensità che lascia sbalorditi, ecco. E poi la presenza della Madonna poi ha segnato tutta questa vicenda, perché tutto è cominciato il 12 di settembre, che è la festa del nome di Maria. E tutte le tappe, diciamo, mariane hanno segnato una svolta. Addirittura il risveglio di Caterina è segnato da Lourdes, perché il ragazzo di Caterina, Stefano, era andato in pellegrinaggio a Lourdes dal 31 dicembre al 2 di gennaio per Caterina, è tornato con la sciarpa che aveva bagnato nella fontana, e il giorno dopo gli ha messo la sciarpa, e il giorno dopo Caterina si è svegliata. E adesso mi dicevi, c'è una
forma di interazione tra voi e Caterina? No, Caterina è assolutamente vivacissima, deve recuperare tante cose, recupereremo pian piano anche pienamente il linguaggio, io ne sono certo, perché abbiamo visto delle cose inaudite. Il passaggio, diciamo, c'è stato l'impatto iniziale fortissimo, questa notizia incredibile, poi il buio, perché come dire, le prospettive erano pochissime se non nulle all'inizio. Sì. E adesso invece ci si trova, come dire, a rimboccarsi le maniche, a lavorare giorno per giorno, pianino, ricostruire sì. pezzetto su pezzetto, proprio, sì. Mattone su mattone. Sì. Ci vuole la pazienza e l'amore. Diciamo, si scopre che la pazienza è la vera misura dell'amore e che il Signore ci chiede questa fedeltà nella pazienza che certamente darà grandi frutti, come fino ad ora ha fatto. Oh, nel libro, qui, io posso leggere proprio un passaggio che secondo me è quello proprio saliente, perché si intitola Lettera a mia figlia e si conclude proprio con una lettera che tu hai scritto a tua figlia. Sì. Io immagino che l'abbia letta la lettera sì. a tua figlia. E il passaggio che a me ha colpito di più è che tu giustamente, sapientemente, hai riportato proprio qui in fondo al libro. Carissima Caterina, c'è sempre un immenso struggimento in ciò che un padre vorrebbe dire a una figlia e ancor di più nel nostro caso, perché quello che ci è accaduto e che viviamo ha ingigantito tutti i sentimenti e ora non riescono più a stare dentro le parole e nemmeno dentro ai silenzi. E questo dà, secondo me, l'idea dell'enormità delle emozioni che voi state vivendo e, come dire, della profondità dell'esperienza che state proprio attraversando. E ne cogliete i lati positivi e sapete anche gustare i lati negativi, in qualche modo. Sì, diciamo che siamo in viaggio in una terra sconosciuta, in una terra incognita, in cui insieme a tanta sofferenza che per quanto siamo deboli e poveri noi ci schianterebbe, perché noi veramente uno si sente un nulla, proprio un nulla, una fogliolina travolta da un ciclone. E tuttavia lo spettacolo di testimonianze, di luce, di forza che ci ha accompagnato in tutto questo periodo è straordinario e ci rende tutti capaci di cose che non avremmo mai pensato. Tu e tua moglie avete avuto una forza straordinaria e un altro punto mi ha colpito. A un certo punto voi parlate con il fidanzato di Caterina e quasi lo scuotete dicendogli devi rifare un'altra vita. No, beh, questa è una cosa un po'. Questa vicenda qua è un po'. Cioè, loro sono molto discreti su questa cosa qua, quindi io ho tenuto una certa discrezione nel libro perché non voglio invadere, ecco, la vicenda e la vita e i sentimenti loro che hanno, ecco, diritto. Però, ecco, anche da quel punto di vista là, noi siamo stati colpiti e commossi, ecco, dalla grandezza delle persone, tutti, appunto, Caterina e le persone a lei più vicine che gli hanno voluto e che gli vogliono bene, quindi, come dire, siamo quasi, tu dicevi prima la forza, noi in realtà né io né i miei familiari abbiamo una forza, ci sentiamo estremamente deboli e fragili, anzi questa vicenda poi ci ha fatto vedere anche quanto la vita è fragile, se in un attimo, in un istante puoi perderla, no? Anche a 24 anni, vuol dire che veramente non c'è niente che duri, niente che valga la pena se non la verità di sé, cioè la propria anima davanti a Dio, che è l'unica vera grande ricchezza. Ma noi, la forza che ci siamo trovati è tutta una forza che ci è stata donata, perlomeno per me non è certamente una forza mia, è una forza che ci è donata tutti i giorni, non che ci è stata donata fino ad ora, ma che tutti i giorni abbiamo bisogno di rimendicare e di ricevere. È quella forza che ti ha fatto dire io ringrazio Dio per avermi dato una figlia come te, proprio come te, anche nella sofferenza. Beh, sì, ringrazio Dio perché Caterina è una ragazza speciale, straordinaria. Lo è sempre stata e adesso, diciamo, si è rivelata ancora più meravigliosa, ecco, di prima. Quindi certissimamente è un dono e anche questa esperienza, che è un'esperienza molto dura, però è un'esperienza in cui stiamo ricevendo tantissimo, immensamente più di quanto diamo. È lei che vi dà, come dire, anche a volte la forza? No, Caterina, assolutamente sì.
È assolutamente, Caterina, lei è sempre... Ma in che modo? Ce lo spieghi? Lei è molto, è sempre pronta al sorriso, sempre molto forte, molto tenace nel lavoro che deve fare, molto concentrata, molto ironica anche, mai... non ha mai momenti particolari di scoraggiamento o cose del genere, cioè è sempre estremamente tranquilla, insomma è una meraviglia. Senti, stiamo ricevendo tantissime telefonate, prendere la prima, la telespettatrice che ci chiama da Verona, Giuliana. Buon pomeriggio, Giuliana. Giuliana, ci sente? Pronto, sì. Prego, sì. Buonasera. Grazie, buonasera. È il dottor Sozzi che parla? Sì. Sì, grazie, volevo dire un abbraccio a Caterina, volevo sapere come sta, come vive adesso. Mi cercherò di procurarmi quel libro o lettera a mio figlio, a mia figlia, quello lì che ho travisto adesso, oggi. Quell'altro libro l'ho letto tutto in due notti, perché con le lacrime. Non so quanto bene voglio quella ragazza, e ho ancora negli orecchi quel canto che ha fatto la Madonna, era proprio, come dire, una preghiera, una visione, non so dire, insomma, l'ho ascoltato con le lacrime agli occhi quel canto, ancora subito dopo l'ho sentito a Radio Maria, non so se di giorno o di notte, insomma, ecco. Grazie, l'avete fatto, signora, sentire che lei l'aveva cantato poco prima, ecco, di quell'agosto la famosa, insomma. Grazie, ecco, signora. Volevo sapere com'è adesso Caterina, se è ancora bella lucida, non so. Grazie. E comunque grazie ai genitori, a lei soprattutto, alla mamma e ai familiari, che avete bisogno di avere questa forza grandissima che il Signore ve la dà, perché insomma avete un angelo, ma non c'è niente di semplice nella vita. Grazie, signora. Sì, un po' l'abbiamo già detto. Sì, abbiamo già risposto in sostanza, sì. Quindi è in cammino, è in cammino. Sta combattendo e lavorando. Bisogna ricostruire, bisogna recuperare. Sì, ci sono da recuperare tantissime cose, però quello che conta è che lei c'è ed è bella forte. In questo momento, ecco, ancora sentite, diciamo, questo abbraccio di solidarietà che voi avete avuto in un primo momento, è stato enorme. Ancora, diciamo... Sì, ci sono tantissime persone, innanzitutto, che ci aiutano, diciamo, che pregano per noi, e noi cerchiamo di cambiare come possiamo, ecco. Ma lo sentiamo, sì, tantissimo. Anche da queste telefonate, no? Sì, sì, che sì. C'è veramente una grandissima attenzione. Sì. Grande affetto. Io volevo chiederti, diciamo, al di là del libro che tu hai scritto, in questi giorni si parla moltissimo di Papa Francesco, l'hai fatto anche tu nel tuo blog. Perché è riuscito a conquistare tantissimi, anche non che credenti, in così pochi giorni? È questo suo modo di rivolgersi in modo diretto, semplice, o c'è qualcosa di più che forse ci sfugge? Ma come dire, in una personalità cristiana c'è sempre, penso, un aspetto di mistero che è l'opera della grazia, no? Che in qualche modo è inspiegabile umanamente, quindi stupisce. Noi abbiamo conosciuto, la nostra generazione ha avuto la fortuna, la grazia di vedere dei papi, di crescere dietro a dei papi straordinari, no? Del tutto diversi l'uno dall'altro, certo. No? Con personalità del tutto diverse, eppure tutte così affascinanti, così plasmate, diciamo, dall'amicizia con Gesù, no? Che fanno pensare che realmente l'amicizia con Gesù fa diventare più uomini e fa diventare uomini veri, no? E la cosa straordinaria è proprio la diversità anche di personalità e di carismi, così come fra i santi, no? Certo. C'è San Francesco, come c'è Santa Caterina, o San Benedetto, Sant'Ignazio, Francesco Saverio, tutte personalità realmente grandi, affascinanti, no? Ma ognuno con la sua originalità. Penso che Papa Francesco in questo momento abbia, come dire, fatto emergere delle parole che ci sono sempre, che la Chiesa sempre dice, no? Ma in qualche modo in questo momento lui le ha dette a un'umanità che di risentire quelle parole ha un bisogno particolare. E innanzitutto, secondo me, la parola che commuove di più è la parola misericordia. Cioè l'idea è che Dio perdona sempre e perdona tutto, perché
alla fine noi tutti abbiamo tutti delle vite ferite, abbiamo tutti una qualche ferita nascosta che grida dentro, no? Dentro le nostre vite personali, dentro le nostre famiglie, no? E tutti avvertiamo come il più grande bisogno quello di un abbraccio, cioè di un padre che ti abbraccia e che, come dire, ti guarisce da quella ferita che è innanzitutto una ferita dell'anima, no? Dell'affezione, eccetera. E il fatto che Papa Francesco ci abbia ricordato che Dio è proprio questo, e solo Lui lo è, penso che questo commuova in maniera straordinaria, perché nonostante che siamo tutti così arroganti, no? Nel nostro tempo così sicuri di noi, pieni di noi, dei nostri progetti, delle nostre capacità, dentro di noi sappiamo che abbiamo bisogno innanzitutto di essere perdonati e amati, e questo è il più grande bisogno. E poi alla luce delle immagini di Papa Bergoglio e Ratzinger che si abbracciano, tu hai scritto, rivolta ai media, possibile che non vi accorgete dell'unione tra queste due grandi personalità, e state invece, come dire, a vedere più in retroscena gli affari di bottega? Quello che ha colpito è che scrivendo, è stato un grande momento quello. Scrivendo sui giornali, diciamo, per il lavoro che ci troviamo a fare, raccontiamo un mondo in cui la nota dominante è sempre l'ambizione per il potere e la lotta di potere, no? Lì non qua abbiamo davanti due personalità che si comportano in maniera esattamente opposta, no? Cioè che mettono se stessi del tutto in secondo piano, no? E che sono non solo divisi dall'ambizione, ma anzi sono uniti da un altro amore. Per cui è uno spettacolo che è un rovesciamento del mondo, è esattamente, secondo me, è quello che Gesù nel Vangelo dice: voi vedete che i potenti del mondo comandano con la sopraffazione sui popoli, ma non sia così fra voi, chi vuole essere primo sia servo di tutti. Ecco, la cosa impressionante è la testimonianza che questi due uomini di Dio ci hanno dato. E hanno fatto tutti un passo indietro. Esatto, cioè il totale disinteresse rispetto a se stessi e l'affezione fra sé, cioè l'unità. Questo è un miracolo enorme, perché ditemi dov'è nel mondo lo spettacolo dell'unità e dell'amicizia? Dov'è? Non esiste. È verissimo. Concludiamo con un'altra telefonata, un'altra telespettatrice da Bologna, Dida. Buon pomeriggio, benvenuta. Grazie, buongiorno. Mi chiamo Dida, abito a Bologna, sì, non lontano da quella casa dei risvegli dove era Caterina. Ecco, da tempo conosco Antonio Socci, l'ho sempre stimato moltissimo per la sua cultura, la sua grande umanità, la sua profondità e soprattutto per la sua fede. Ho letto quasi tutti i suoi libri e telefono perché mi è successa una cosa, sono emozionatissima ancora, no, scusate se non riesco a esprimermi emozionata. Bene. Ecco, Antonio, ho appena, ti chiamo così perché ti sento fratello in Cristo, ho appena finito un quarto d'ora fa di leggere il tuo ultimo libro, Lettera a mia figlia. Sono ancora profondamente commossa, ho le lacrime agli occhi, non ti nascondo che sono emozionatissima, ho aperto la televisione e ti ho visto lì. Da tanto tempo pensavo di mettermi in contatto con te, non l'ho fatto perché sono vecchia, ho 66 anni e col computer non ci so tanto fare, ma ti assicuro che anche passando davanti alla casa dei risvegli ho sempre pregato con discrezione per non venire a disturbare per Caterina, e continuo a farlo. E volevo dirti soltanto grazie per tutto quello che fate anche per noi, perché la tua è una testimonianza immensa, grandissima di fede, e il calvario che sta portate avanti tutti voi, in primis Caterina, ci servono per acquisire giorno dopo giorno la forza di cui abbiamo bisogno nel cammino di questa vita, che è una valle di lacrime, ma che ci fa capire che anche la sofferenza, anzi soprattutto la sofferenza, è la via per raggiungere la pace eterna e la felicità eterna, come dici anche tu nel tuo libro. Grazie, io signora Dida. Ti ringrazio per la forza che hai, pregherò, ho un gruppo di preghiera e continuerò a pregare per Caterina e per voi tutti. Grazie. Un abbraccio e buona Pasqua. Grazie anche a lei. E questo è l'abbraccio. Sì, quello infatti, di cui parlavamo, devo ogni dire, giorno insomma assolutamente c'è. Sì, ma però io voglio dire che non voglio, cioè il libro racconta tante storie di persone veramente grandi che io vorrei che questa signora che passa davanti alla casa dei risvegli si ferma in preghiera,
Ecco, infatti è una cosa, un segno d'affetto enorme. Mi verrebbe da dire, io spero anche che magari chi legge il libro passando davanti alla casa dei risvegli si ricordi anche la storia delle suore del Bellaria, che ho raccontato, che era sconosciuta. Ragazze di 20-25 anni, che a Bologna negli anni 40 hanno letteralmente dato le loro giovani vite, sapendo di sapendo di rischiare la vita e poi morendo, per curare quei malati che a quel tempo erano incurabili, no? Bastavano starnuto per essere contagiati, e le suore, questo gruppo di suore, si sono veramente sacrificate, letteralmente. Esatto, e appunto pensare che ci sono state, ci sono persone così grandi, no? Che poi rischiamo di dimenticare, e sono per me una cosa, un segno, una testimonianza straordinaria. Io vorrei che ci ricordassimo di storie così. Ci dobbiamo ricordare di storie così. Grazie Antonio Socci. Grazie a voi. Grazie mille.